Vitto Scardino, allenatore della Rivarolese, oggi una vittoria importante contro la Junior Bellese. Sì, una vittoria importante e direi anche meritata per quello che si è visto in campo, considerando anche che siamo una squadra molto giovane, abbiamo affrontato per l'ennesima volta una squadra con diversi, alcuni 94 e dei 95, i ragazzi stanno migliorando partita dopo partita e direi che fino adesso praticamente siamo stati perfetti a interpretare gara dopo gara. Vito, se dovessimo trovare un difetto, forse non avete chiuso prima la partita, anche se il 4-1 lascerebbe dire il contrario. Sì, ma questo è un problema che si presenta dalle prime partite. Creiamo molto e concretizziamo poco. E molte volte poi rischiamo il pareggio e quindi rischiamo proprio di compromettere tutto quello di buono che facciamo durante la partita. Dobbiamo migliorare, però direi che praticamente abbiamo fatto... Sono 6-4 gol e 15 gol in 3 partite, subendone solo 2, direi che ci sta. Dove può arrivare la tua squadra? Ma dove può arrivare, non conoscendo le altre squadre del campionato, questo non posso dirlo. Sicuramente noi cercheremo partita dopo partita di ottenere il massimo e vediamo un attimino. Ci sono molte squadre, a cominciare da quella di oggi, che sono ottime squadre. Altre squadre come Brandizzo che stanno facendo bene, Ivrea stessa, quindi direi che è un campionato difficile. Difficile, un campionato direi livellato, vediamo un attimino a fine del girone d'andata quelle che possono essere le nostre aspirazioni.